Buonasera a tutti quanti, sono Silvia Benedetti, sono di Padova e sono in Commissione Agricoltura. Grazie per la vostra presenza qui, grazie davvero, ci serve tantissimo perché comunque il lavoro che affrontiamo ogni giorno è difficile e qualche volta è sfiancante e queste occasioni qui servono a noi per ricaricarci di energie ed è uno scambio di energie reciproco, quindi grazie di questa cosa, noi ci siamo per voi, voi ci siete per noi, ricordiamocelo sempre. Grazie. Io vorrei fare qualche riflessione per chi magari non vuole proprio votare il Movimento 5 Stelle. Ok, nessun problema, tanto sapete che comunque il Movimento 5 Stelle non vuole i voti di chi non condivide la visione del Movimento 5 Stelle o il programma del Movimento 5 Stelle. Peccato che poi le persone si lamentino comunque. Allora io vorrei capire in che modo ci si può lamentare, ad esempio, per come vanno le cose, se abbiamo un Presidente del Consiglio che già al 7 gennaio veniva indicato come appunto Presidente del Consiglio, ovvero un mese prima di essere eletto, anzi di essere nominato da Re Giorgio Napolitano, è vero? Ricordiamocelo anche questo. Quindi, in un documento dell'UBS, Compagnia di Servizi Finanziari Svizzera, veniva già designato Renzi al 7 gennaio come Presidente del Consiglio italiano. Questo che cosa vi fa pensare? Che cosa vi fa pensare questa cosa? Allora, anche a chi non vuole ascoltare il Movimento 5 Stelle, vada a vedere perché. Perché è così? Perché Renzi non è altro che la prosecuzione di questo sistema e se siamo stanchi di questo sistema, non è la risposta lui e non è la risposta nessuno di quelli che è lì dentro. Nessuno! Non è la risposta lui, non sono la risposta le persone, ad esempio sabato siamo stati a Milano a visitare i cantieri di Expo 2015, io sono in Commissione Agricoltura, quindi sto seguendo questa esposizione perché è un tema molto importante che è nutrire il pianeta, energia per la vita, è un tema grosso ragazzi, ricordiamocelo, noi dobbiamo gestire questo pianeta, abbiamo un solo pianeta, dobbiamo cambiare direzione, eppure che cosa hanno fatto per un Expo? Per un Expo hanno pensato bene, Comunione Liberazione, Lega, Partito Democratico, di fare la solita operazione di cementificazione, 1 milione di metri quadrati di terreno agricolo cementificati, ha senso, che poi verranno riconvertiti ad area verde per metà e per metà a uso residenziale e sociale. Vi sembra logico questo? Vi sembra giusto questo? Noi andiamo a sprecare il suolo agricolo che ci serve, già abbiamo consumato oltre quello che possiamo permetterci. Quindi questa è la logica, non volete credere al Movimento 5 Stelle, ma andate a vedere i fatti sono questi, i fatti che non c'è una visione in questa politica attuale, i fatti sono che la politica attuale si guarda solo al proprio portafoglio, non ha nient'altro come obiettivo. Quindi se ci lamentiamo... Ricordiamoci che lì dentro nessuno fa i nostri interessi se non ci muoviamo per primi, se per primi non facciamo qualcosa. Non volete farlo col Movimento 5 Stelle? Ok, fatelo comunque, ma fatelo per Dio, non votateli più questi, non votateli più. Vi prendono in giro. Vi prendono in giro e lo dicono anche spudoratamente in televisione, Alessandra Moretti ha una trasmissione, ha ammesso candidamente che non hanno votato il conflitto di interessi perché così ha detto il partito. Rendiamoci conto, il Partito Democratico nella sua lotta eterna, finta, contro il signor Silvio Berlusconi, che per fortuna adesso, ok, si sono finalmente resi conto che è il caso che non abbia più a che fare con cariche pubbliche, vagamente, con molta calma e dopo 20 anni, a noi in 2 giorni ci hanno sbattuto fuori dal palazzo, per Berlusconi ci hanno messo 20 anni. Anche questo dovrebbe sapere un po' di bruciato, no? Anche questo dovrebbe suonarci strano. In un paese civile, in un paese dove non ci si lamenta, è perché viene rispettata quella che è l'etica, viene rispettata quella che è la giustizia. Allora chiediamola questa cosa, pretendiamola.
Non venitela a pretendere da noi però, perché noi laddove abbiamo avuto margine di manovra, abbiamo fatto tutto quello che abbiamo detto. Non ci è servita una legge sul finanziamento pubblico ai partiti per non avere i nostri rimborsi elettorali. Ci spettavano, ma non li abbiamo chiesti, non ci siamo neanche sbagliati. Bravo! E poi ci voleva tanto a pensare, ad esempio, ritornando sempre al discorso che abbiamo solo un pianeta e abbiamo la nostra Italia da tutelare, ci voleva tanto a fare una legge per il reato ambientale. Noi siamo riusciti a farla. Brava. E questo grazie a un nostro collega, Salvatore Micillo. Ciao Salvatore, ti ringraziamo per questo lavoro che hai fatto, tra l'altro un lavoro fatto dal Movimento 5 Stelle in collaborazione anche con gli altri partiti, perché dove le cose sono giuste, dove le cose hanno un senso, dove i provvedimenti hanno un senso, di certo non ci tiriamo indietro, lavoriamo insieme, andiamo insieme sull'obiettivo. Non ci servono alleanze o manfrine in televisione, ah, ho parlato con Tizio, sono andata a parlare nell'ufficio di Caio. Non ci servono queste cose, si lavora e si fa qualcosa di utile, e il reato ambientale è stato una di queste cose. E nel reato ambientale, tra l'altro, abbiamo inserito anche il reato contro la biodiversità. In questo modo cercando di frenare un po' quella che è il potere normativo dell'Unione Europea, ad esempio sulle coltivazioni OGM, che purtroppo in Italia sono consentite. Sono consentite perché la normativa europea è sopra la normativa nazionale. Quindi stiamo lavorando anche in questo senso per cercare una strada, perché se vogliamo pensare a quelle che sono le qualità dell'Italia, cosa abbiamo di qualità? Abbiamo dei prodotti agroalimentari che sono invidiati in tutto il mondo, che sono richiesti in tutto il mondo. L'agricoltura è uno dei pochi settori che riesce ad avere ancora del margine di crescita. E in quest'ottica di lavoro, di visione, che cosa ci serve? Che cosa ci serve? Ci serve tutelare il Made in Italy, ci serve tutelare l'agroalimentare. E allora perché dobbiamo andare a fare OGM, ragazzi? Perché dobbiamo andare a fare OGM? Che senso ha? Si tratta di avere una visione a lungo termine, da qui a 20 anni, a 100 anni, a quanto vi pare, ma è una visione logica, che ha una visione integrata di come gestire il paese. Noi dobbiamo stare bene nell'ambiente dove viviamo, non possiamo essere lavoratori e dover trovarci sempre nella condizione di scegliere tra lavoro e salute ambientale. Ricordiamocela questa cosa, e per fare questo ci serve coraggio, ci serve decisione. Noi per questo ci siamo. Volentieri, collaboriamo con tutti, se domani il PD arriva a fare una legge sensata in questo senso, volentieri, ci lavoriamo insieme. Detto questo, vorrei che ciascuno di noi questa sera si sentisse ancora più carico. Ancora più carico per portare, non dico per convincere le persone, non è quello, è per essere onesti intellettualmente, per portare quello che non viene portato da una stampa che ci dà sempre contro. E infatti le cose come stanno? Quindi portiamole a tutte le persone che dicono, ah, ma voi non avete fatto l'alleanza col PD. Eh? Portiamola questa cosa. Ricordiamo ad esempio che pure Bersani stesso ha detto, ragazzi, sono mica scemo a chiedere al Movimento 5 Stelle di fare l'alleanza con noi. E perché? Perché sapeva, cioè se fai un'alleanza con noi non puoi fare le cose come le stai facendo da anni, non puoi permettertelo. Avremmo rotto le scatole dopo 2 secondi, perché fanno una porcata un giorno sì e il giorno dopo anche, quindi non ha senso, non ha senso. Quindi portatele queste cose, portate i nostri fatti, informatevi, anche a livello comunale, è importantissimo, ci sono un sacco di cose da fare a livello parlamentare, a livello regionale, ma anche a livello comunale, sentitelo vostro questo comune. Adesso ci saranno le amministrative in molti comuni, diamoci da fare in questo senso. Grazie mille, buona serata.